La mia top 3 in realtà include anche uno studio nel setting adiuvante, no? Metastatico. Quindi due studi sicuramente più importanti a mio avviso nel setting metastatico sono lo studio HER2CLIMB col Tucatilib, un nuovo farmaco anti-HER2, e lo studio DESTINY-01 col Deruxtecan, che è un nuovo antibody drug conjugate sempre per tumori mammari HER2 positivi. A questi due studi aggiungerei anche l'aggiornamento con un follow-up più prolungato dello studio Affinity, sempre tumore mammario HER2 positivo, ma nel setting adiuvante. Sicuramente negli ultimi anni stiamo assistendo a un sempre più rapido processo di sviluppo di farmaci innovativi, con risultati spesso anche estremamente interessanti. Chiaramente, soprattutto quando questi farmaci vengono sviluppati per pazienti che hanno un cosiddetto high unmet clinical need, che vuol dire hanno un bisogno clinico insoddisfatto molto elevato, è desiderio sia dei clinici che dei pazienti avere il più presto possibile questi farmaci a disposizione. A mio avviso è corretto registrare e approvare questi farmaci anche sulla base di studi relativamente precoci, di fase 2, quindi non studi comparativi, purché a questo possa seguire poi la possibilità di avere dati aggiuntivi derivanti dalla pratica clinica, in modo da poter confermare un anno, due anni dopo la disponibilità del farmaco, il profilo di sicurezza e anche l'efficacia del farmaco. Beh, come sappiamo, il sistema europeo è un sistema piuttosto complicato. C'è un'agenzia regolatoria centrale, che è la European Medical Agency, che è l'unica deputata ad approvare un farmaco per i paesi membri dell'Unione Europea. A questa approvazione poi però seguono tutte le procedure nazionali per consentire l'eventuale rimborsabilità del farmaco, e questo purtroppo causa delle grandi differenze di accesso ai farmaci innovativi nei vari paesi europei. In alcuni paesi l'accesso è quasi immediato dopo l'approvazione dell'EMA, in altri chiede uno, a volte anche addirittura due anni dopo l'approvazione dell'EMA, questa fase di discussione su il costo e la rimborsabilità del farmaco innovativo. Questo causa indubbiamente un problema, perché causa una disparità di accesso a farmaci spesso importanti. E le soluzioni che si stanno trovando, che non sono probabilmente ottimali, ma che sicuramente possono soltanto rispondere all'esigenza clinica, sono uno, i cosiddetti Expanded Access Program, cioè le case farmaceutiche mettono a disposizione, in attesa di ottenere la rimborsabilità, il farmaco a un prezzo simbolico o addirittura gratuito, e in questa fase vengono acquisiti ulteriori dati di sicurezza sul farmaco, oppure l'attivazione di veri e propri studi clinici, diciamo a ponte tra la fase di approvazione da parte dell'EMA e la rimborsabilità da parte delle autorità regolatorie nazionali.